cortesia a Luciana Castellina di cedere il passo a Lorenzo Bellicini che purtroppo ci deve salutare. Lorenzo. Sì. No, chiedo scusa, ma avevo avvisato Liliana, purtroppo alle 6 ho un'altra. Ormai siamo vittime di queste situazioni. Però, allora, intanto vi ringrazio, mi sembra veramente molto interessante quello che state facendo, molto importante. E la prima cosa che mi viene da dire è che Roma oggi è uno spreco, è un grande spreco nazionale, è una grande occasione nel contesto difficile della crescita economica, nella qualità della vita. Ed è sorprendente che una città che in questo momento sta pagando una mancanza totale di visione, forse non è vero, come diceva la Loggia, che sta tristemente, come dire, affondando, cioè sta lentamente affondando. Secondo me sta tristemente galleggiando, che è ancora peggio perché economicamente la città paradossalmente non sfrutta le potenzialità che ha, ma regge, in qualche modo regge, no? E peraltro dobbiamo anche porsi un problema, qui lo tocco solo, Roma non è solo la città, Roma è la sua area metropolitana, do solo un dato, fuori dalla città ci sono quasi 390.000 addetti, che nemmeno Bologna ha 390.000 addetti, quindi che non è la città, sono fuori, quindi c'è il rapporto col territorio, lo conosciamo bene, Edo. Però se dovessi dire qual è oggi la questione di fondo, è che c'è un problema di competizione di questa città con il suo territorio e con le altre città. Su cosa si gioca oggi per semplificare la competizione? Forse su tre grossi aspetti, che sono la capacità di offrire lavoro, e qui dovremmo ragionare sulla qualità del tipo di lavoro, la qualità della vita e soprattutto un progetto di futuro. Allora, è evidente che se io leggo, e noi lo facciamo di mestiere, come questa città compete con le altre città, mi rendo conto che la competizione in questo momento, per chi vince, è proattiva. Vale a dire che è una competizione che anticipa addirittura i bisogni, si colloca alla testa del processo di innovazione e lo guida. Qui abbiamo problemi non proattivi, abbiamo problemi basic, survival, abbiamo problemi di rifiuti, abbiamo problemi di igiene, abbiamo problemi di manutenzione del capitale fisso edilizio sociale, abbiamo problemi di mobilità, abbiamo problemi di processo amministrativo, abbiamo problemi di una visione strategica che totalmente manca rispetto a uno scenario che sta cambiando. Del resto, voglio dire, rispetto al discorso che state facendo, che state portando avanti, che è uno dei tanti, che è quello dell'abitare, e credo che tutti gli interventi abbiano sottolineato la questione di fondo. Dov'è la politica abitativa? Ma non è solo dov'è la politica abitativa, dove sono anche le altre politiche. Se analizzassimo quello che succede nelle altre città europee, nell'ambito dei grandi processi di trasformazione, quindi molto proattiva, molto ad investimenti, mirando a processi di trasformazione che accompagnino verso una visione sostenibile, una sorta di nuova utopia urbana, quella che stiamo vivendo, è chiaramente la politica abitativa, l'abitare è una cosa fondamentale in questo momento. Non c'è città che non abbia una politica abitativa, un programma di interventi, un'analisi dettagliata non solo della domanda debole, ma del rapporto tra domanda e offerta nell'ambito del mercato residenziale. Questa analisi è fondamentale. I dati che sono usciti dal Comune un po' di tempo fa sono i vecchi dati del CRESME degli anni 90 per determinare il fabbisogno abitativo a Roma. Ma quando è che abbiamo prodotto un'analisi attenta di quello che sta succedendo in un mercato che si sta rivoluzionando in maniera sorprendente, no? Allora è evidente che il ritardo in questo momento mi verrebbe da dire che paradossalmente, mentre la città sta producendo, ed è forse la cosa più interessante, dal basso, e voi ne siete un esempio, ma ce ne sono altri, come dire, una sorta di vitalità per dire basta, e si sta sostituendo una forma sussidiaria praticamente a quello che dovrebbe fare l'amministrazione. Però ben venga, questa è la partita che si deve giocare, mettendo insieme le diverse forze che ci sono, però chiudendo rispetto a proposte concrete che siano in qualche modo, mi viene da dire, lo so che è difficile, risolutive. Allora io credo che in questa situazione, naturalmente è un lavoro complesso, è quello che bisogna fare. Dopodiché ci sono tutti gli aspetti legati alla complessità di quello che sta succedendo nei processi di cambiamento, no? E qui chiudo perché non voglio portare via il tempo
visto che ho chiesto anche di anticipare, è evidente che noi siamo in una situazione di crescita degli squilibri, di enorme crescita degli squilibri, di produzioni di enormi differenze. Parliamo del patrimonio abitativo. In alcune analisi che stiamo facendo sul territorio nazionale, la casa non è più una ricchezza. La casa è un costo. La casa è un problema. In certe aree del sud dove le case la gente abbandona o se n'è andata, e la casa è un problema gestionale, è un problema di costo di qualcosa che non si può più usare. Ma se noi togliamo, pensate, il valore della casa nel modello di sviluppo italiano, vabbè ragazzi miei, diventa una questione. E non è la monofunzionalità turistica del centro di Roma, che vive la crisi del turismo, è evidente che finita la pandemia tornerà ad essere quello che era prima, se non facciamo delle politiche alternative. Allora sicuramente quello che voi state cercando di fare adesso è quando Walter mi ha detto dai c'è questa cosa, l'ho fatto molto volentieri, è una cosa molto molto importante. La spinta che posso darvi è quella, cioè ragioniamo, si sviluppa, poi chiudiamo con delle proposte concrete come avete cercato di fare. Le ho viste, sono troppe, sono tante, non si può, come dire, come diceva il mio professore di università che era Silvio Ranaro, cucire le brache al mondo, no? Ma invece possiamo però stringere con maniera intelligente quello che può essere fatto. Grazie, io vi lascio. Grazie Lorenzo.